proseguo per pochi minuti perché ci tenevo a dire ancora due cose, aggiungere due cose all'intervento che avevo iniziato prima. E ero arrivato ad un certo punto, ma mi ha particolarmente colpito la parte, quella relativa all'età adulta, perché si propongono tutta una serie di interventi importanti, devo dire la verità, a favore appunto dell'età adulta, che è quella insomma, che in qualche modo dovrebbe vedere la realizzazione della parte centrale della nostra vita, ma in particolar modo quando si parla di residenze solidali, si parla di una messa a disposizione di alloggi comunali e qui con rimborsi e così via. E qui vorrei capire, cioè, quanti alloggi comunali noi abbiamo da mettere a disposizione, se ne abbiamo, se si prevede la costruzione, cioè di che cosa si tratta. Una questione poi relativa agli inserimenti lavorativi è quella, è un altro appunto che fa riferimento all'esternalizzazione dei servizi comunali. Gestione delle pulizie locali, gestione del verde. Ma la gestione del verde attualmente non viene fatta da GEA, che è una, no, partecipata del Comune. Allora io volevo capire che cosa si intende fare in questi termini, perché ci sono degli operai, dove andranno a finire, come si farà. Se tutte queste cose che vengono elencate in questo capitoletto venissero realizzate, sarebbe veramente una cosa straordinaria. E il punto è che credo che per gradi magari alcune cose possono essere realizzate, altre non credo veramente, anche perché se lo fossero tutte veramente andremmo ad oscurare l'operato di qualunque tipo di amministrazione, devo dire la verità, anche di chi ha preceduto e ha governato bene la città, a che dire. E su un punto mi voglio soffermare, ed è l'attenzione alle situazioni di difficoltà economica. Prevediamo, si dice, di operare per l'integrazione dei redditi e pensioni modeste. Mi fa piacere, perché in Consiglio regionale abbiamo previsto in finanziaria per 2011 10 milioni di euro, dando 100 euro ad ogni pensione minima, e adesso in variazione di bilancio e assestamento ci saranno altri 10 milioni di euro. Signor Sindaco, misura fortemente contestata da tutto il centro-sinistra in Consiglio regionale. Mi fa piacere che qui non sia contestata, perché noi siamo fermamente convinti, anzi il Presidente Tondo, in prima persona, è fermamente convinto che 200 euro per chi ha una pensione minima possa risolvere la spesa di qualche tempo. Quindi questo lo voglio sottolineare, lo voglio stigmatizzare, e mi fa piacere che qua invece sia evidenziato in modo positivo. Corro per dire ancora sulla riqualificazione urbana, non mi fermo, una cosa sui migranti, questo sì, lo voglio dire, ci sono 2, 4, 6, 8, ci sono 11 righe per quanto riguarda il discorso dei migranti, se ho contato bene. È un paragrafo stringatissimo, eppure a mio modo di vedere molto importante, perché l'attenzione su questa tematica, che se ne dica, non è solo da parte, non attira l'attenzione solo della Lega Nord, ma di tutti i cittadini della nostra città. In questo paragrafo, nello specifico, si parla di, se ho capito bene, di un potenziamento di formazione della lingua italiana. Volevo capire se erano previsti ulteriori stanziamenti, perché già la Regione, attraverso lo Stato, cioè lo Stato trasferisce alla Regione dei fondi che sono obbligatoriamente destinati all'alfabetizzazione cosiddetta, e sono 4 milioni e mezzo di euro, un po' meno, perché un milione e qualcosa li ha messi la Regione di suo bilancio. Una battuta sulle piste ciclabili, perché io su questa cosa veramente avevo fatto diversi interventi nello scorso mandato, dicendo che più che fare nuove piste ciclabili sarebbe opportuno fare la manutenzione a quelle che ci sono, una per tutte, la cito e la ricito, è quella di Valle d'Uccello, che necessariamente ha bisogno di manutenzione.
chiunque.